Albano Maria Caterina, nata a Menti il 5 marzo 1935. Promessero, può procedere. Signora, deve guardare il commissario, deve fare delle domande e raccogliere il sono il pubblico ministero principale. Sì. E allora, signora, lei è vedova del maresciallo Guazzelli? Sì. Che è stato ucciso quando? Il 4 aprile del 1992. Sì. Dal momento in cui suo marito è stato ucciso, era ancora, prestava servizio e dove? Mio marito prestava servizio da dirigente presso la polizia giudiziaria. La sezione polizia giudiziaria? Sezione polizia giudiziaria del dirigente. Presso la procura del dirigente? Sì. E stava andando in pensione, cioè di lì a poco sarebbe andato in pensione all'aprile 92 o aveva ancora dell'attività? Senta, era nelle abitudini di mio marito dire sempre che sarebbe andato in pensione e poi si mantava sempre. Ho capito. Sì, ma dico proprio tecnicamente, come limiti di età, io al di là di quelle che poi erano le sue intenzioni, di cui magari parleremo successivamente, come limiti di età? Io effettivamente non sono informata sui limiti di età, cioè dire, non so se ci sono dei limiti di età per cui lui doveva andare necessariamente in pensione. Di questo non sono informata, però lui a casa non diceva, per esempio, vado in pensione subito dopo aver compiuto 58 anni di età, perché mio marito compì 58 anni di età proprio il giorno del funerale, il 6 aprile del 92. Esatto, sì. Ma a proposito di questa, dell'attività di suo marito, le risulta che comunque lui intendesse mutare o protrarre questo suo servizio magari prestando attività presso altri organi? Era stato, per quel che le risulta, contattato da organi del SISDE, della DIA, sì, da qualcuno, sì, per essere cooptato all'interno, sì, di questi organismi? Sì, sì, era stato contattato. Quando? Non so precisare la data. Sì, sì, ma dico, rispetto alla sua morte, molti mesi qualche prima. Tempo prima, sì, qualche tempo prima. Qualche tempo prima non è molto indicativo, voglio dire pochi mesi prima, io un anno riesco, prima. Non riesco con precisione a stabilire la distanza, va bene? Sì, perché c'era stata questa discussione così in maniera larvata, diciamo così, superficiale, sì, ma che se ne fosse discusso appieno in famiglia, questo no, c'era stata una discussione così. Quindi lei è in grado o non è in grado di dirci chi materialmente avesse contattato suo marito a questo fine? No, no, no. Né può dirci se suo marito avesse assunto la decisione formale di andare via e di entrare in questi organismi, oppure era ancora incerto se era... Io lasciavo sempre libero mio marito di, sì, insomma, di fare quello che voleva, abbiamo, cioè dire quell'attività, per cui non c'è stata una discussione, diciamo così, normale, diciamo piena, per dire lascio questo tipo di attività per entrare in questa. So soltanto che era stato, diciamo così, invitato, contattato, è vero, per passare in un altro organo, in un'altra, sì, istituzione. Vabbè. Senta, signora, suo marito ha lavorato, poi suo figlio magari ci specificherà meglio dove, quando, nel corso della sua carriera, con chi ha avuto rapporti e così via dicendo. Però le volevo chiedere, le risulta che suo marito avesse mantenuto rapporti con organi di polizia giudiziaria, con ufficiali di polizia giudiziaria, con i quali aveva in passato lavorato? Cioè, aveva mantenuto rapporti di amicizia e di frequentazione con ufficiali, con colleghi con i quali anche in passato aveva lavorato? Mio marito manteneva buoni rapporti con tutte le persone, diciamo, e quindi anche con i suoi colleghi, con i suoi superiori. Non aveva, diciamo, particolari attriti, insomma, a quello che mi risulta. Allora faccio domande magari un po' più specifiche. Le risulta, per esempio, che avesse mantenuto buoni rapporti con il generale Subrandi nei Carabinieri? Sì. Come le risulta? C'era un rapporto di amicizia, perché si erano conosciuti in giovane età, va, sì, bene? E quindi questo rapporto di amicizia era durato negli anni. Sino alla morte di suo marito? Come? Sino alla morte di suo marito? Sì, sì, fino alla morte di mio marito. Questo come le risulta? Il generale Subrandi è venuto al funerale. Sì. E quindi? Le risulta che poco prima
direi uno o due giorni prima della sua morte, suo marito sia andato a Roma e lì sia stato anche, si sia anche incontrato con Subrani? Senta, io so che mio marito è andato a Roma, ma non so se si è incontrato col generale Subrani. Non lo so, ho capito. E con altri personaggi del suo passato, no? Per esempio con Scibilia, cioè c'erano dei personaggi con cui aveva mantenuto, al di là delle, delle competenze, delle nuove competenze di lavoro, dei rapporti di amicizia, come con Subrani. Il rapporto di amicizia c'era anche con il maresciallo Scibilia, va bene. E poi? Poi, non so, io non è che conoscessi tanto i suoi colleghi, anche perché io tengo a precisare, non sono vissuta nelle caserme, sono rimasta sempre nel mio, certo, nel mio posto di origine, quindi a Menfi, quindi queste persone io le ho conosciute così per caso, non ho avuto dei rapporti come quando si vive in una caserma, per cui è più facile, è vero, allacciare delle amicizie, è vero, anche con le famiglie. Ho capito. Senta, ricorda se suo marito avesse o meno un buon rapporto con Vedrano Saverio, e vuole dire al tribunale chi è Vedrano Saverio? Sì, Vedrano aveva anche un rapporto di amicizia come concittadino, va bene, anche perché tengo a precisare, mio marito era una persona cordiale, insomma espansiva, quindi per cui gli era facile entrare in amicizia con le persone, era un tipo molto espansivo. Sì. Dicevo, Vedrano Saverio chi era? Chi è? Per suo marito chi era? Vedrano Saverio è un concittadino, diciamo così, era un amico. Appartenente a una famiglia molto dignitosa, i genitori persone correttissime, va bene. Stavo chiedendole se era amico, se era i rapporti di amicizia. Sì, c'erano dei rapporti di amicizia, diciamo così, di conoscenza e di amicizia. Che si estendevano anche alle famiglie? Noi conducevamo una vita molto, diciamo così, chiusa, non avevamo amicizie, avvicinamenti con molte persone, anche perché per il nostro lavoro non potevamo dedicare tempo alle amicizie. Senta, signora. Sì, mi dica. Suo figlio per un certo periodo della sua vita ha nutrito delle ambizioni politiche, si è candidato? Sì, sì. Nell'ambito di quale partito e in relazione a quali elezioni, ricorda? Sì, mio figlio è stato addirittura coperto per alcuni anni la carica di consigliere provinciale ad Agrigento. Ad Agrigento? Ad Agrigento, sì. Nell'ambito di quale partito, dicevo? Della Democrazia Cristiana. Sì, per quanti anni? Dal 90, lui è stato eletto nel 90 e poi insomma si è dimesso qualche anno dopo la morte di mio marito. Cioè? Non ce lo so dire. Cioè, dopo il 92. Dopo il 92? Dopo il 92, non so sei mesi, sette mesi dopo la morte di mio marito. Si è dimesso? Si è dimesso, sì. E i motivi per cui si è dimesso le riconosce? Sì, mio figlio si è dimesso perché lui voleva seguire la carriera di mio marito. Ah. Quindi voleva fare il carabiniere. Sì, ho capito. Cosa che poi... Almeno a quello che mi risulta, giustamente. Voleva fare il carabiniere, infatti subito dopo lui è stato insomma, nei carabinieri. Ha fatto il servizio militare e poi è passato nell'arma dei carabinieri. Quindi attualmente suo figlio... No, insomma, perché avrebbe dovuto poi affrontare il concorso per essere preso, era in qualità di complementare. Sì. Quindi non è più entrato nell'arma? No. Lei è a conoscenza... Suo marito le parlava normalmente dei fatti più salienti riguardanti la sua attività di investigatore? No, perché avevamo poco tempo a disposizione, mio marito dedicava moltissimo il suo tempo al suo lavoro, sì, per cui quando veniva a casa dovevamo parlare delle cose nostre, va bene, riguardante i figli, la famiglia, queste cose qui. Quindi non c'è... Negli anni precedenti l'omicidio di suo marito, non c'è un fatto in particolare, qualche episodio che lei ricordi? Sì, qualche episodio, qualche cosa così, ma... sul quale suo marito abbia in particolare incentrato la sua attenzione? In modo particolare mai, sempre così in maniera marginale. Marginale? Sì. Quali, per esempio, lei ricorda, quali attività suo marito ricordava anche in famiglia? Lo interessavano, ha potuto percepire, su quale attività lei ha potuto percepire l'interesse di suo marito particolare?
Senta, mio marito così a volte parlava più o meno di qualche lavoro che faceva, ma non in maniera, diciamo così, approfondita. Non approfondita. Non lo so, lei mi faccia qualche domanda se sono cose. No, io le ho detto, negli ultimi anni, prima della sua morte, ci sono state indagini che abbiano attratto, assorbito l'interesse di suo marito? Senta un pochino. Al punto da. Io, per esempio, mio marito mi ha parlato una volta in maniera molto umana della morte di un bambino, dell'uccisione di un bambino avvenuto a Palma di Montechiaro, che era stato ucciso, insomma, da un lato, insomma, e quindi ne ha parlato proprio con dolore, insomma, e questo. Ma per esempio dell'omicidio Livatino, del giudice Livatino, dell'omicidio del giudice Saetta. Senta, dell'omicidio del giudice Saetta no, non me ne ha parlato mai. Dell'omicidio di Livatino ha più che a parole, lui ha espresso con i fatti il suo dolore, il suo cordoglio per la morte di questo amico, va bene? E d'altra parte lui non poteva parlarne di queste cose perché lui pensava che avrebbe creato nel mio animo, diciamo così, dei pensieri, perché quello che è successo a Livatino poteva succedere anche a lui, va bene? Quindi mio marito non si soffermava a delineare o a parlare, però io ho potuto constatare il suo grande dolore per la morte del giudice Livatino, perché lui dopo qualche tempo, è vero, accusò dei disturbi di carattere, diciamo così, allergico, delle allergie, disturbi poi che diventarono un po' più alquanto acuti, e allora io presi l'appuntamento con il dermatologo e il dermatologo lo interrogò, gli disse se lui aveva subito qualche trauma, perché questi disturbi potevano essere collegati benissimo ad un trauma, e allora proprio in quella circostanza disse mio marito, disse al dermatologo che lui aveva subito un forte trauma per la morte del giudice Livatino. Sì. Livatino. Poi, insomma, lui riuscì a superare, insomma, questa forma di allergia, anche perché era di sana e robusta costituzione. Certo. Vabbè, quindi non ricorda che le abbia parlato di altri fatti nell'ultimo periodo della sua vita, dei quali si stava occupando? Ne ricorda di averle, che le abbia mai parlato di contrasti, dissidi all'interno del suo ufficio? No, io giustamente lui cercava di mantenermi in una sfera di serenità, va bene? Perché di solito ero io che mandavo avanti la famiglia, i figli, e quindi lui cercava di proteggermi, va bene? Quindi non diciamo apriva molto spesso, insomma, il suo cuore, i suoi pensieri, insomma, cercava di proteggermi in questo senso, anche se lui era preoccupato per se stesso, per gli altri, si dimostrava sempre sereno, va bene? Senta signora, suo marito aveva l'abitudine, per quel che le consta, di portare a casa, di conservare a casa dei documenti, degli atti inerenti al suo lavoro? A volte aveva qualche dei fogli nella borsa, così, che a volte portava e poi riportava indietro con sé, esatto. Sì, a volte portava qualche dei fogli, a volte. Ma aveva l'abitudine di conservare atti? Degli atti, dei documenti, che lei sappia? Qualche cosa, signora, qualche cosa, perché mio marito aveva buona memoria. Sì. E quindi lui faceva affidamento soprattutto sulla sua memoria. Ah. Qualche cosa. Solo qualche cosa. Sì. Per esempio, lei ricorda se lei personalmente ha rinvenuto, sì, dopo la morte di suo marito, sì, sì, in qualcuna delle sue tasche dei documenti, un documento in particolare? Sì. Quale? Sì. Io ho rinvenuto un foglio, sì, che poi abbiamo consegnato, esatto, che abbiamo consegnato in una tasca della giacca di mio marito, e poi nel fondo di un armadio di un cassettone ho ritrovato degli altri fogli che sono stati pure consegnati. Ecco, sì. Ricorda che cosa riguardavano questi documenti che suo marito teneva conservati a casa? Sì. Senta, che sono stati da voi trovati dopo la sua morte? Un pochino, non ricordo in maniera precisa, dettagliata, il foglio che ho trovato nella tasca della giacca. Suo figlio lo ricorda? Di mio marito, va bene, ma non lo so, in questo nel foglio che aveva in tasca alla giacca si parlava di un certo, mi sembra, imprenditore Cipriano Micciche. Micciche, esatto, questo. Poi gli altri nomi che erano elencati in quel foglio non me li ricordo bene, questo insomma mi è rimasto bene, questo insomma mi è rimasto più impresso. No. Va bene.
Poi suo figlio ha trovato altri documenti. Nel cassettone abbiamo trovato questi altri fogli, qualche altro foglio. Che suo figlio ha consegnato. Sì, e abbiamo consegnato. Nient'altro avete trovato? No, io non ho niente altro da dire. Senta signora, dicevamo poco fa che suo figlio si è per qualche tempo dedicato all'attività politica, no? Sì, ecco, sì. Nell'ambito della DC. Sì. Le risulta che in qualche modo suo marito abbia dato, abbia cercato aiuto, sostegno da parte di qualche politico perché suo figlio conseguisse un'affermazione elettorale? Senta, mio figlio e mio marito, a quello che io so, hanno condotto la campagna elettorale allo stesso modo come si conduce sempre, però tenendo sempre presente una cosa, di insomma chiedere, diciamo così, il voto soltanto a delle persone, diciamo così, oneste e corrette, perché giustamente mio marito teneva moltissimo la sua rettitudine, la sua trasparenza, quindi non si sarebbe mai rivolto a chiedere aiuto a delle persone, insomma, diciamo, ambigue. Certo. Senta, le risultano rapporti tra suo marito e Mannino Calogero? Così, rapporti, diciamo, molto vicini, no. No? No, molto vicini, no. Rapporti normali. Che significa rapporti normali? Cioè dire, che so, qualche incontro casuale. Casuale? Casuale, sì, sì, sì. Qualche incontro casuale, ma che ci fossero state delle visite amichevoli, delle frequenze, non penso. Non pensa? No. Cioè, lei ritiene che le visite, gli incontri tra suo marito e il Mannino siano stati sempre casuali? Casuale per lavoro, io penso, per motivi di lavoro, non lo so. E che rapporti di lavoro avevano? O che motivi di lavoro in comune potevano avere suo marito, no, che era un ufficiale di PG? Di lavoro, nel senso di qualche incontro così, diciamo, casuale, così come ha detto. Non è che c'era un'amicizia, diciamo, un'amicizia, oppure mio marito si era rivolto per voti, diciamo così, all'onorevole. Non gli si era rivolto? No, non penso. Non gli si era rivolto? Non penso. Vabbè. Senta, le risulta che proprio la sera prima di essere ucciso suo marito abbia partecipato ad un comizio, sì, del Mannino? Tenutosi a Mente. A Mente. Sì, lui era andato a Mente perché si chiudeva la campagna elettorale e voleva sentire, insomma, la campagna elettorale del 92, giusto? Sì, non che io non penso che lui sia andato soltanto per sentire il comizio dell'onorevole Mannino. Lui è andato in paese perché c'era la chiusura della campagna, quindi anche se ci fossero stati altri onorevoli, che insomma altre persone, lui avrebbe, diciamo, presenziato, così avrebbe ascoltato, diciamo, quello che si diceva. Sì, ma perché era interessato ad assistere, perché era appena tornato da Roma, non no? Penso che lui, signora, mi scusi. Sì. Era appena tornato da Roma suo marito? Sì. Da quante ore più o meno? Mio marito era ritornato verso le 11 di mattina. Verso le 11 di mattina. Sì. Ed era andato al comizio a che ore? La sera. Sul tardi. Perfetto. Sì. Ecco, perché lei dice sarebbe andato comunque perché gli interessava? No, così sarebbe andato, così come vanno tutte le persone, va bene? Perché giustamente io penso, io e non in quella campagna suo figlio era candidato, era? No, mio figlio non era candidato, no. Perché mio figlio già copriva la carica di consigliere provinciale. Quindi, però lei insegna che le piazze sono piene quando si tiene un comizio, quindi sono aperte a tutti, e quindi è vero, mio marito andò così, come vanno tutti gli altri, ad ascoltare una persona che parla, io penso. Ma questo è un suo giudizio? Un mio giudizio, sì, questo ma è un mio giudizio. Non ha... No, perché mio marito non mi disse vado per sentire, va bene. Senta, le risulta di un incontro particolare, di una visita fatta da suo marito all'allora ministro Mannino? Visita, senta, io posso dire questo, che una volta mio marito mi disse che si era incontrato, non so dove, con l'onorevole Mannino, e questi gli aveva detto che aveva trovato un mazzo di fiori dietro la porta di casa sua. Sì, sì. E dove, suo marito non le ha riferito dove questo incontro è avvenuto? No, non mi ha riferito. Le modalità di questo incontro? No, niente così, insomma, mi aveva parlato di questo, così, mi aveva detto che era stato fuori, insomma, aveva avuto questo incontro, diciamo, che, insomma, aveva
mi parlò così come un fatto di dire che ci sono queste minacce, queste cose, e mi accennò al fatto che era stato messo dietro la porta della casa dell'onorevole Mannino un mazzo di fiori. Ma in, più o meno in che periodo lei questo ricorda, in che periodo suo marito, noi sappiamo in che periodo questo episodio del mazzo di fiori è accaduto realmente. Però le chiedo, le ricorda, riesce a collocare temporalmente questo fatto riferitole dal... Non riesco perché io personalmente non ho dato molta importanza a questo fatto, quindi non riesco ad allacciarlo a qualche altro fatto particolare. E allora, se non ha dato particolare importanza, lei aveva, cioè non le risultava strano o comunque inusuale o comunque come un evento particolare, un incontro di suo marito con Mannino? Cioè le sembrava un... era una cosa che rientrava nelle abitudini di suo marito? No, non penso nelle abitudini, però mio marito era un personaggio, diciamo, pubblico, che usciva, parlava con le persone. Cioè lei non si è meravigliata, voglio dire, non si è meravigliata? No, non mi sono meravigliata. Non si è meravigliata? No. Perché era abitudine di suo marito incontrarsi con anche con tutti i politici, con tutte le persone, con tutte le persone, non solo politici, non penso poi in modo particolare ai politici, ma con tutte le persone. Vabbè, con tutte, perché io la mia domanda era un investigatore, quindi aveva bisogno di parlare, di contattare le persone. Quindi il suo contatto con le persone, per quello che lei mi sta dicendo, aveva come finalità, aveva come fine ultimo quello investigativo? No, diciamo, anche, ma non solo questo, giustamente, non è che tutta la sua vita, è vero, era rivolta, perché aveva anche i suoi spazi privati. Mi scusi, signora, ascolti, vediamo un attimo di precisare meglio questa domanda e forse il concetto che io voglio esprimere, perché forse non sono state chiare. Al tempo... il Mannino rivestiva nel panorama politico siciliano un ruolo di grande rilievo, no? Questo di grande rilievo, questo le risulta? Sì, giustamente. Cioè veniva considerato un uomo politico di grande successo, che rivestiva delle cariche di grande prestigio, no? Sì. Questo le risulta? No, mi risulta. Lo ricorda? Giustamente, tutti sappiamo che l'onorevole Mannino ha ricoperto delle altre cariche politiche. Quindi, allora, a quel tempo, ci riferiamo appunto a questi periodi, 90, 91, 91 92, sì. Il Mannino aveva effettivamente un ruolo di grande prestigio nel panorama politico siciliano. Ecco, considerato questo, non, per lei non fu, cioè non, lei non annotò nella sua memoria, non chiese a suo marito con sorpresa il perché di questo incontro con Mannino? No, non glielo ho chiesto, perché come ho detto di altri... Era per lei usuale, quindi, che suo marito si incontrasse con personaggi politici di uguale livello di quello del, allora rappresentato l'onorevole Mannino? A me non risulta che mio marito si incontrasse spesso, non risulta affatto che mio marito si incontrasse con personaggi politici. Io ho detto che mio marito incontrava vari personaggi. Appunto per questo lo sto chiedendo, perché lei mi dice a me non risulta che si incontrasse con personaggi politici, l'ha detto lei. No, sì, però se... E allora la mia domanda è... Prima la difesa mi faccia formulare la domanda, poi se del caso formula la sua posizione. Allora la mia domanda è, visto che non si incontrava normalmente con politici, quando le ha riferito mi sono incontrato con Mannino, che lei sapeva chi era, questo non le ha, ecco, non le ha fornito la spinta per chiedere come mai Mannino si rivolge a te o perché? Allora, no, la difesa formula opposizione perché è la richiesta di un giudizio. Quindi la testa è approdata a conoscenza del tribunale della sua conoscenza dei rapporti del marito. Le formulazioni successive sono esclusivamente la richiesta alla signora di formulare una sua opinione, un suo giudizio su un rapporto che lei non ha qualificato. Quindi c'è opposizione formale. Vabbè, si può porre la domanda in modo diverso, commissario, perché... Presidente, così io faccio la domanda basandomi su fatti concreti. Le ho chiesto, suo marito frequentava politici? No. Un giudizio alla testa. Allora le ho detto, quando suo marito le ha detto incontro Mannino, non le è venuto spontaneo, visto che non frequentava politici, chiedere a suo marito, non gli ha chiesto perché, come mai, suo marito, non gli è venuto non ho chiesto niente, né il fatto è stato commentato, il fatto non è stato commentato, ha detto non incontrava altri politici, lo ha ribadito 10 volte, perfetto. Allora, quando suo marito le ha riferito il contenuto di quell'incontro, e cioè il fatto che il Mannino avesse manifestato questi suoi timori per quel mazzo di fiori trovato dietro la sua abitazione, no? Ecco, suo marito le ha riferito se Mannino aveva percepito questa come una minaccia alla sua vita e se così gli aveva riferito? Signora, guardi, io devo dire questo, ricordo
addirittura che stavo cucendo alla macchina, e lui si parlò così, nel senso di dire dove era stato, mi riferì questo fatto in maniera, diciamo così, ristretta, non è stato né commentato, né ampliato, né discusso. Anche perché, come le dicevo io poco fa, avevamo a disposizione poco tempo con mio marito e quando ci incontravamo, perché lui viveva sempre fuori, lavorava, sì, detto, quindi il fatto non è stato, volta, non sì. è stato commentato né discusso né io mi sono posta dei particolari problemi. Volevo solo chiedere di ricordare esattamente in che termini suo marito, in che contesto le ha riferito questa cosa. Lei lavora alla macchina da cucire, ecco, come se fosse, cioè era venuto da un incontro, in che modo Mannino gli aveva riferito questo episodio, gli aveva chiesto aiuto per queste minacce, gli aveva, lo aveva informato, per quale motivo l'aveva, tutte queste cose, in che modo, perché gliel'ha riferito allora? Le ha riferito così come per dire dove sei stato oggi, dove sei stato ieri, dove sei stato? E quindi dice io ho avuto questo incontro con l'onorevole al quale hanno messo un mazzo di fiori dietro la porta. È finito, ed è finito. Questi sono stati i termini del questo volevo sapere. Lei, signora, mi scusi se torno sulla domanda, ma ho le mie ragioni. Il suo marito le ha riferito che il Mannino interpretava questo fatto dei fiori come una minaccia? Mio marito non me l'ha detto. E allora, signora, io le contesto. Non me l'ha detto, signora. Però, sento poco. Io ho capito, io da me stessa, senza chiederlo, ho capito, è vero, che questa azione... può essere una lei l'ha capito, perfetto. L'ho capito io da me stessa. Signora, io le ricordo, mi informo ovviamente di contestazione, che nel corso dell'ambito delle dichiarazioni rese a questo, al mio ufficio il 2 febbraio del 94, lei ha riferito, mi risulta che una volta mio marito ha incontrato il ministro Mannino, il quale gli aveva fatto presente di avere trovato un mazzo di fiori dinanzi alla porta della sua abitazione di Palermo e che interpretava questo segno come una minaccia. Vabbè, io avrò detto questo perché io già lo capì da me, quindi insomma mio marito diede anche il suo assenso. Quindi queste dichiarazioni non rispondono al vero? Perché qua è diverso il concetto. Una cosa è che lei capisce autonomamente una cosa, che lei la percepisce, una cosa è che le viene riferita da suo marito come detta gli dal Mannino. Sono due cose completamente diverse. Allora io voglio solo chiederle, visto che le ho dato lettura di questa cosa, se questo verbale, questa frase contenuta in questo verbale, risponde al vero o se invece è vero quello che lei ha detto. Signora, io credo che alla testa, ecco, bisognerebbe non fare riferimento al verbale, innanzitutto bisognerebbe chiedere qual è esattamente la verità storica di questo episodio e poi perché mi sembra che si è posto quasi un riferimento alla contestazione, come se la signora debba dare un giudizio sul verbale. La signora non deve dare un giudizio sul verbale, questo, la signora deve dire qual è la circostanza storica, questo così come sono avvenuti i fatti. Dopodiché valuteremo se o valuterà il tribunale se il verbale se c'è un caso di questo. Facciamo rispondere la testa su però la contestazione deve essere mossa tenendo conto che nel verbale c'è un refuso, il verbale contiene un refuso, il pubblico ministero ha letto e che interpretava questo come un segno, interpretata. Allora, questa cosa mi induce a riflettere sul fatto che la circostanza può essere certamente interpretata, come pure diversamente, la verbalizzazione non è perfetta. Cioè, la frase era questa, rileggo, mi scusi, perché è veramente comica questa cosa. Mi risulta una volta mio marito ha incontrato il signor Mannino, che gli è stato presente e ha trovato un mazzo di fiori anzi la porta della sua abitazione parente, che ha interpretata questo segno come una minaccia. Questa è la frase, cioè mi pare talmente ovvio, fuori luogo. Ora per piacere Presidente, possiamo, questo è il solito suggerimento della difesa, allora possiamo chiedere per piacere alla teste, una volta rilevata la contraddizione, gliela possiamo chiedere? Vogliamo far rispondere la teste? E infatti questo io chiedo. Allora signore. Signore, io tengo a precisare che sono passati alcuni anni, quindi io non posso ricordare se sono stata io direttamente a capire il valore simbolico di questo gesto o se mio marito avesse detto che questo mazzo di fiori è vero, poteva essere una minaccia. Io a distanza di tanti anni non posso, diciamo così, ricordare queste sottigliezze, ma ricordo
e questo lo ribadisco, e quindi è vero quello che è stato detto là, io, che mio marito mi aveva parlato di questo mazzo di fiori che era stato trovato dietro la porta dell'onorevole Mannini. Non abbiamo altre domande. Difesa. Era una persona laboriosa che col suo lavoro era riuscito a farsi avanti. Ho capito, grazie, non ho altro da chiederle. Grazie, signora, può andare. Guazzelli Riccardo. Guazzelli Riccardo. Presidente, io chiedo di produrre il verbale utilizzato per la contestazione, atteso che la signora è rimasta un po' sulle sue tesi, dicendo di, assumendo di non ricordare, e il verbale reso in data 11 febbraio 94 alla Procura di Palermo. Va bene, come risponde in conformità? Ce l'hai su lì? Sì, lo diamo subito. C'è come? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Professionalità complete? Sì, io mi chiamo Riccardo Guazzelli, sono nato a Palermo il 3 aprile del 65 e risiedo a Melfi in contrada Cavarretto senza numero 5. Commissario, può procedere? Sì. Signor Guazzelli, suo padre, come tutti sappiamo, è stato ucciso nell'aprile del 92. Sì. Io volevo, anche perché la personalità di suo padre venisse ricostruita e la sua attività professionale venisse ricostruita, volevo che lei dicesse, riferisse al tribunale qual è stata la carriera di suo padre, in quali attività, in quali zone è stato impegnato, insieme a chi? E insieme a chi ha lavorato? Sì, allora, mio padre ha svolto tutta la sua carriera in Sicilia, lui è un toscano, arriva in Sicilia nei primi anni 50. E subito, insomma, si impegna, se vogliamo, sui primi anni, diciamo che non sono granché importanti dal punto di vista, che sono, diciamo, però anni formativi dal punto di vista professionale, ma non di grossi contatti. Diciamo, il grande salto qualitativo mio padre lo fa subito dopo aver fatto il corso per sottufficiale, quindi intorno al 65. Viene subito impegnato in territori di grossa pregnanza mafiosa, quale possono essere la compagnia di Castelvetrano, dove ha la fortuna di conoscere l'allora capitano russo, che diventerà il colonnello russo poi ucciso nel 77. Ha in quell'occasione, in quei contesti, ha pure l'occasione di conoscere, di venire a contatto con l'allora colonnello Dalla Chiesa, comandante della legione. Poi successivamente, nei primi anni 70, il colonnello russo, non so se allora già fosse maggiore o meno, se lo porta con lui a Palermo a fare parte di quello che io personalmente considero il primo nucleo storico della lotta alla mafia un po' in tutta la regione. Fanno grosse operazioni antimafia, io mi ricordo da piccolino, perché lo sentivo sempre parlare del famoso processo dei 114, tutte queste cose, grosse operazioni all'estero, spesso mio padre mancava da casa per mesi in missione in Svizzera o in altri paesi che non ricordo. Successivamente alla morte del colonnello russo, per motivi... Questo gruppo da chi più o meno era composto? Lei ha parlato solo del colonnello russo? Sì, anche questo gruppo, sì, che io mi ricordo, era composto, c'era il colonnello russo, diciamo, che era il vertice, poi c'era l'allora maggiore Subrani, con cui mio padre lavorò pure da lui brigadiere, il maggiore Subrani, nel 77 maggiore, ma tenente nel 68-69, sì, a compagnia di Castelvetrano, sempre. E poi i vari marescialli, dopo il maresciallo Scibilia, intimo fino alla fine, maresciallo Provenzani, maresciallo Provenzano, maresciallo poi Mazzanti, e sono nomi così, sì, che mi vengono, diciamo, ma per motivi, ritorno a dire, poi per motivi di sicurezza mio padre rimase, non ricordo bene, se un anno e mezzo, due anni a casa, per poi ritornare ad essere impiegato. Perché aveva ricevuto minacce? Ma a seguito dell'uccisione del colonnello russo, essendo uno dei più stretti collaboratori del colonnello, non so, valutazione che avranno fatto i superiori, hanno portato appunto a decidere che era meglio, per motivi di sicurezza, lasciarlo a casa per un periodo di tempo. Sì. Subito dopo venne riimpiegato a Palma di Montechiaro come comandante della stazione. Si ricorda in quali anni? Fine anni 70. Fine anni 70? Parlo anni 79 fino all'81-82, mi sembra che poi subì un attentato a Palma di Montechiaro, lui, mio padre, e a seguito di questo attentato fu trasferito ad Agrigento, al nucleo operativo.
al reparto tecnico. Sì. E lì cominciò la sua attività di... Quindi parliamo dell'81-82? O più avanti? Quando... Ecco, non ricordo bene. Io ricordo che la Palma del Monte Carlo rimase massimo 3 anni. Considerando che lui partì nel 79, mi sembra di ricordare il 79, quindi nell'82. Poi, sì. Ricordo sicuramente con certezza che nell'83 era già da Agrigento, perché fu uno dei primi attori nel seguire la famosa guerra di mafia che scoppiò a seguito dell'uccisione di Carmelo Colletti a Ribera. Quindi... andò seguendo tutte queste vicende, fu considerato l'ispiratore del primo grande processo sulla mafia agrigentina che si tenne a Villa Seta alla fine degli anni 80, l'ispiratore del processo sulla mafia di Racalmuto, se non ricordo, no, di Raffadali, ecco, sempre in quel periodo, e fino agli anni immediatamente precedenti alla morte, quando per raggiunti limiti di età dovette lasciare sul reparto amato, il reparto operativo, per appunto ripiegare sulla Procura della Repubblica, quale ufficiale ha detto alla Polizia Giudiziaria. Ricorda in quale anno quindi viene trasferito alla sezione di PG? Nel 90. Nel 90? Sì. Ecco, fino alla sua morte è rimasto lì. Quindi dopo Palma di Montechiaro siamo ad Agrigento e poi rimane ad Agrigento alla sezione di PG. Esatto. Allora, le risulta, lei ricorda, se... durante gli ultimi anni suo padre avesse deciso, cioè se fosse in procinto di essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età, e se fosse stato contattato da qualcuno di altri organismi investigativi per il prosieguo della sua carriera, della sua attività? Sì, perfettamente. Ricordo perfettamente che nel... fine 91, inizio del 92, siccome mio padre doveva lasciare il servizio attivo, mi pare di ricordare, intorno al giugno del 92, quindi doveva lasciare il suo incarico di responsabile della PG alla Procura della Repubblica intorno al 92. Giugno 92. Giugno 92. Sì. Fu contattato da una serie di organismi, quindi dai servizi, per valutare la possibilità di continuare ad offrire la sua collaborazione all'interno, di quindi proseguire la sua attività all'interno di questi organismi. Quando questi contatti cominciarono e chi si fece portatore di queste richieste materialmente? Materialmente, guardi, io ricordo che vennero, a caso ricordo questo particolare, che vennero dei funzionari direttamente da Roma a contattarlo, sempre in questo periodo, prospettargli le possibilità di impiego che lui poteva avere. Di quale ufficio, scusi? Come? Di quale funzionari, di quale ufficio? Del SISDE. Del SISDE, sì. I nomi non li ricordo. No, assolutamente. Neanche ricordo queste persone vestite molto elegantemente, ma non assolutamente. Questo è. Nel mese di dicembre del 91, quindi? Temporalmente sì, ecco. Ecco, sì, potrebbe essere quello il periodo, sicuramente. Dicembre, gennaio, però è quello il periodo. Dicembre 91, gennaio 92, è comunque quello il periodo. E che orientamenti suo padre aveva in relazione a questi... Lui era molto, molto caricato su questa possibilità, perché era una cosa che gli consentiva di continuare a sentirsi attivo, di continuare a svolgere il lavoro che gli piaceva. E ritengo che lui avesse chiesto di avere una competenza sulle due province di Trapani e di Agrigento, nel senso che la cosa gli consentiva, stando a Menfi, poteva dare uno sguardo a questi territori, soprattutto perché lui nell'ultimo periodo teneva era molto interessato agli sviluppi che stava avendo la consorteria mafiosa sulla parte occidentale della provincia di Agrigento. Senta, ma le risultano, sempre agli scopi che abbiamo orora descritto, le risultano contatti tra suo padre e Bruno Contrada? Sicuramente se ci saranno stati questi contatti, perché ecco, io dico, mio padre collaborava attivamente ad Agrigento con il SISDE. Nel momento in cui sarà stato... Quindi già collaborava con il SISDE? Sì, ma è una prassi normale, voglio dire, non c'è nulla di particolare o di eccezionale in questo. Già collaborava con il SISDE ad Agrigento da quanto tempo? Ma penso, non lo so, non glielo so dire, guardi, io penso, io mi sono fatto l'opinione, che collaborare con il SISDE è una prassi normale. Sì, ma non le sto chiedendo infatti appunto, detto, una prassi speciale, una prassi... Io sto solo chiedendo da quanto tempo le richiede... Penso da sempre. Da sempre. Penso da sempre, non so, essendo una prassi normale... Certo. Ho capito. Allora,
lei dice, quando io le ho chiesto dei contatti con Bruno Contrada, essendo il vertice del SISDE in Sicilia, penso sicuramente di sì. Sicuramente di sì, ma dico, questa è una sua opinione, o questo le risulta invece, e addirittura riesce a collocare temporalmente questo incontro? Guardi, questa è una mia deduzione a cui però non posso dare una risposta ben precisa, però io penso che sicuramente ci sarà stato questo, cioè era, è normale che ci possa essere stato, però che ci sia stato non posso, però se lui doveva passare a SISDE e il vertice del SISDE in quel periodo in Sicilia era Bruno Contrada, non... è normale che ci possa essere stato. E in relazione a questa, a questo ricordo così impreciso che lei riferisce più che altro solo come una sua personale deduzione, io le volevo invece ricordare il contenuto delle dichiarazioni da lei stesso rese a questo ufficio in data 1 febbraio 94, cioè mi rendo conto è passato molto tempo. Lei spontaneamente, quindi non a domanda dell'ufficio, ha dichiarato: ho saputo circa 15 giorni fa, da, quindi siamo nel gennaio del 94, da tale Sghembri, qua c'è scritto Sghembri, ma è il solito retus, Sghembri Salvo, agente del SISDE di Agrigento, che mio padre aveva avuto nei primi mesi del 92 un incontro con il dottor Bruno Contrada, volto a programmare modalità e tempi della cooptazione di mio padre nei servizi segreti e in particolare nel SISDE. Per la verità, già nel dicembre 91, qui conferma quello che già lei diceva, che già nel dicembre 91 due funzionari dei servizi gli avevano proposto la stessa, gli avevano fatto la stessa offerta. E allora, questa circostanza risulta vera. Vabbè. Quindi... Come? No, mi era sfuggita in verità. Le era sfuggita questa cosa. Questo, quindi risulta vero che questo si chiama Sghembri, no? Sì, sì, penso... Sì. Del SISDE, le aveva detto di questo incontro avvenuto nel gennaio 92 tra Contrada e suo padre invece non le ha mai personalmente riferito di questa cosa? No, assolutamente non gliel'ha riferito. Allora, continuando nell'illustrare l'attività di suo padre, volevo capire se e con quali personaggi anche del suo passato professionale, suo padre avesse in particolare continuato ad avere rapporti, cioè con chi sino all'ultimo, delle persone che lei ha poc'anzi citato come persone a cui suo padre era particolarmente legato, con chi ha avuto sino all'ultimo, sino al momento della sua morte, dei rapporti? All'interno dell'Arma dei Carabinieri, diciamo che quel nucleo storico si sentiva spessissimo sia con il maresciallo Scibilia, sì, che con il generale Subranni. Sì. Diciamo, fermo restando che i rapporti erano un po' cordialissimi anche con altri, per il maresciallo Mazzanti, perché mio padre aveva un po' rapporti ottimi con tutti, non sì. Però diciamo che particolare affetto e stima nutriva nei confronti di queste due persone che ho citato. Subranni e Scibilia. Sì. Le risulta che abbia, che si sia incontrato poco prima della sua morte con Subranni? Si è incontrato sicuramente un giorno prima della sua morte con Subranni, perché mio padre ha fatto un viaggio a Roma per sentire un test in merito alle indagini relative all'omicidio del giudice Saetta. All'omicidio del giudice Saetta? Sì. Di cui si occupava Caltanissetta dunque? Non lo so, questo se lei sa che si occupava Caltanissetta? No, io lo so, lei lo sa? No. Lei non lo sa? Non lo sa. Lo so, ma è un fatto notorio che si occupava Caltanissetta, per questo pensavo che... Era stato incaricato di andare a sentire il suo test e quindi lui è passato dal comando del ROS, il generale Subranni comandava il ROS in quel periodo, si sono sicuramente visti. Infatti lui quando ritornò mi ha detto che di averlo visto, incontrato insieme con altri ufficiali che erano là al comando. Chi? Ci poteva esserci il colonnello Mori, questi qua, questi personaggi sono io, del comando del ROS in quel periodo. E lui si fermò 3 giorni, quindi in quei 3 giorni penso che sia rimasto in contatto, potrebbe anche che sia stato ospitato da loro, ecco, all'interno del comando del ROS. Siamo quindi all'aprile del 92, sì. Quindi questi rapporti permangono molto intensi. Le risulta che suo padre, quando andava a Roma per ragioni di lavoro o per altro, non so, era solito telefonare a Subranni e che Subranni gli mettesse a disposizione una macchina per i suoi spostamenti? In quell'occasione sì, non so se fosse una cosa solita, in quell'occasione si è verificato questo. In quell'occasione? Si è verificato, perché mi ricordo benissimo che mio padre fece una telefonata davanti, ero presente io,
il generale gli disse: guarda, ho capito così dal dialogo come si è svolto per telefono, ho capito che il generale gli disse: ti mando una macchina a prenderti all'aeroporto. Però se fosse una prassi normale non lo so. Comunque penso che sia normale che mio padre, andando a Roma, cercasse di incontrare il generale Subrani, così come il generale Subrani quando veniva nell'Agrigentino, perché ricordo che il suocero del generale è di Licata, ecco, veniva spesso a trovarlo. Dicevamo quindi, diceva lei poc'anzi, sì, che l'ultima attività sostanzialmente, che investigativa, alla quale suo padre ha dedicato il suo tempo, sino a poco prima, poche ore prima della sua morte, era un'indagine relativa all'omicidio 6. Sì. Suo padre era, come abbiamo detto, alla sezione di PG della procura di Agrigento. Sì. Le risulta che questa attività in particolare gli fosse stata delegata da qualche autorità giudiziaria? No, non so dire, però presumo che il motivo ci sarà stato per lui partire per Roma e andare a sentire questa persona. Perché a me non risultano deleghe, dico, ma lei risulta, suo padre le ha detto qualcosa in merito? No. Le risulta che... Esiste però l'interrogatorio di questa persona, no? Esatto, non c'è dubbio, è andato a sentire questa persona, è stato acquisito questo verbale, non c'è dubbio, era nell'ambito di quel procedimento. Però le stavo aggiungendo, le risulta che suo padre continuasse a svolgere attività investigative al di là delle sue specifiche competenze? Ma questo, guarda, era nel carattere di mio padre, cioè non era... era un investigatore sui generis, nel senso che non andava sempre al di là di quello che poteva essere il suo compito specifico. Ecco, se c'era una cosa che lo interessava, seguiva la sua pista, seguiva la sua opinione, e quindi certo è possibile che lui abbia fatto delle indagini al di là di quelle che erano i suoi compiti e le sue responsabilità. Diciamo autonome? Sì, possibile. E per esempio c'erano dei fatti che in particolare richiedevano o attiravano l'attenzione di investigatore di suo padre, per quello che le risulta, al di fuori di quello di quelle che, come avevamo detto poco fa... Lui si era molto interessato e si continuava a interessare dell'omicidio di Patino. Era un omicidio che lo aveva profondamente turbato, dato la grande amicizia che li legava. Quindi, nonostante che la delega all'indagine su questo omicidio fosse di Caltanissetta, io sono sicuro, perché lui lo vedevo, era fortemente tormentato da questo omicidio. Devo anche dire che lui prospettava degli scenari diversi rispetto a quelli che si erano appalesati durante le indagini. Voglio dire, prospettava un coinvolgimento, a parte il fatto che io mio padre non l'ho mai sentito parlare della Stida. Cioè, mio padre parlava di mafia e basta, questa distinzione di restituzione e questa non so, non l'ho mai sentita fare, quindi. E comunque ecco, lui non era del tutto convinto che chi era stato arrestato fosse non quantomeno il solo esecutore, ma ecco, fosse stato affiancato da altri in questa esecuzione. Ho capito, cioè era convinto di altre implicazioni, di altre implicazioni, sì, omicidio. Senta, tornando alla sua attività all'interno della sezione del PG di Agrigento. Sì. Al tempo in cui suo padre, quindi parliamo dal 90 al 92, abbiamo detto, lavorava in quella sezione, chi era a capo di quella procura? Lo ricorda? Il giudice Vaiola. Vaiola? Sì. Giuseppe Vaiola. Penso si chiami Giuseppe, no? Sì. Senta, che rapporti aveva suo padre con Vaiola? Rapporti era un po', allora c'era questa sorta di rapporto gerarchico, funzionalmente infatti dicevo, subordinato. Il rapporto non era buono, nel senso che mio padre non lo considerava una persona adatta a ricoprire un ruolo così delicato come era quello del tribunale, di essere a capo del tribunale di Agrigento, della procura sì, di Agrigento. E questa incompatibilità, mi ricordo, esplose in maniera violenta quando mio padre fece un rapporto scritto sull'allora onorevole Giuseppe Reina. Perché scrisse questo rapporto? Cioè su delega di chi? Ma penso su delega della stessa procura della Repubblica. E a seguito di che cosa? Mi pare di ricordare che fu a seguito delle dichiarazioni del pentito Spatola. Rese a chi? Rese alla procura di Massala, le rese, mi sembra, no? Quindi al dottore Borsellino, sì.
giusto, la procura di Cassano. Mi sembra di ricordare, sono cose un po' lontane. Quindi, anche a seguito della dichiarazione resa da Spatola Rosario alla procura di Marsala, che cosa era successo? Che mio padre fece questa indagine sia sull'onorevole Mandino che sull'onorevole Reina, e fece un rapporto piuttosto pesante. Ma perché, mi scusi, ci lasci capire, un po' anche al tribunale, come mai le indagini riguardanti Spatola Rosario condotte dal procuratore Borsellino di Marsala venivano gestite dal procuratore Vaiola, per quello che lei dice? Cioè, quali passaggi c'erano stati? I passaggi giuridici penso che siano, che siccome queste persone erano residenti nella provincia di Agrigento, erano per competenza, dovevano andare quelle procure. Ho capito. Quindi penso Reina era residente dove? Mi pare che Reina sia di Castel Termini. E anche per Mandino, quindi le indagini furono mandate al procuratore Vaiola di Agrigento? No, per Mandino era una questione diversa, nel senso che per Mandino mio padre ebbe competenza di indagare sul fuoco la questione del matrimonio. Ma a chi erano stati mandati gli atti riguardanti il Mandino che derivavano dalle dichiarazioni di Spatola Rosario? Alla procura di Sciacca, perché l'onorevole Mandino era residente a Sciacca. Allora, si ricorda chi era il capo della procura di Sciacca? Mezzana. Torniamo allora all'argomento principale che stavamo seguendo. Allora, fece questo rapporto piuttosto pesante sull'onorevole Reina di quale partito era il Reina? Socialista, sì. Partito del PSI. E il procuratore non lo accolse bene questo rapporto, perché mio padre, ricordo che un giorno arrivò a casa infuriato, dicendo le solite cose che diceva lui quando era tirato: ora me ne vado, non ne posso più. Però poi non so come sia andata a finire questa vicenda, poi ho preso successivamente che la cosa, non so per quale motivo, sia stata aggiustata in questo senso. Cioè, suo padre quindi ha espresso un disagio nei confronti di Vaiola? Sì. E perché? Cioè, come motivava il suo disagio? Perché lui credeva fermamente nel rapporto che aveva fatto. E in questo rapporto lui che cosa faceva? Ma indicava il risultare. Cosa aveva elaborato? Ecco. Come? Cosa aveva elaborato? Ecco, nel rapporto? Indicava il Reina come proveniente da una famiglia di forti radici mafiose che continuava ad avere dei rapporti con questi personaggi, indicando dei fatti particolari che ora non ricordo. Certo. Ecco. E allora cosa gli era stato chiesto di fare? Beh, il procuratore Vaiola non accettò questo rapporto, quindi penso sia sorto un diverbio tra i due, che poi ho saputo si è risolto che, con un doppio rapporto. Ufficialmente è stato trovato, cioè ufficialmente fu presentato un rapporto ammorbidito, però mio padre, negli archivi della caserma di Agrigento, ho saputo da vostri collaboratori, è stato ritrovato il vero rapporto in cui si dice quello che effettivamente pensava mio padre. Quindi lui ha presentato, ora noi questo lo proveremo documentalmente, perché abbiamo acquisito appunto questi documenti, lui ha presentato alla procura di Agrigento, a Vaiola, un rapporto, un'informativa, come si direbbe oggi, molto edulcorata rispetto alla versione originale. Sì, io non l'ho vista, quindi non e aveva invece inserito negli archivi. Così ho preso io, non so se sia il rapporto originale. Mi sembra che anche voi me l'abbiate confermato una volta questa cosa. Sì, a seguito delle sue affermazioni sono state fatti gli opportuni accertamenti e abbiamo riscontrato che effettivamente dovrebbe esserci era stata fatta una doppia refertazione, e sono questi tra gli atti che oggi chiederemo di produrre, questa doppia refertazione. Quindi dicevo, perché suo padre riteneva, se glielo ha esplicitato, che Vaiola intendesse proteggere il Reina? Ma perché era, parole povere, era un socialista come lui, insomma era stato appoggiato nella sua scalata al vertice della procura agrigentina. Dal Reina? Sì. Ed era stato aiutato solo da Reina, secondo le informazioni di suo padre? Principalmente sì, sicuramente da Reina, difatti non si spiega diversamente la... E poi da chi? Ma che lui supponeva che poteva esserci stato anche un interessamento generale anche degli altri politici della zona. E di chi in particolare? Un po' di tutti, di Mannino, di chi poteva incidere in quel periodo. E chi poteva incidere in quel periodo? Non so, chi poteva avere un incarico istituzionale in quel momento, ecco, non ricordo, vari deputati della zona. Allora, le ricordo a proposito ancora di questa sua incertezza nella risposta, nel ricordo che mostra in questo momento, dato anche il suo tempo trascorso, che nell'ambito delle dichiarazioni rese l'1 febbraio 94, lei ha esplicitamente dichiarato
Dunque, per quanto riguarda quest'ultimo, cioè il Viola, devo dire che mio padre nutriva nei suoi confronti una profonda disistima, sia perché lo reputava una persona pallida, sia perché valutava come poco chiari i suoi rapporti con alcuni ambienti politici. Il Viola, infatti, era legato ad alcuni esponenti del PSI, quale l'onorevole Reina Giuseppe, che per quanto era a nostra conoscenza, aveva politicamente appoggiato la sua nomina a procuratore della Repubblica con l'avallo di altro personaggio politico di spicco della DC, anch'egli al Viola legato, e cioè l'onorevole Calogero Mannino. Queste le sue dichiarazioni. Le conferma o conferma il suo... Beh, non è che, ecco, voglio dire una cosa, non è che posso, ecco, non voglio dire... Non posso dire che ci sia stato un concorso esclusivo di questi due personaggi, ci può essere stato un concorso di altri personaggi in questa nomina. Ecco. Sicuramente l'onorevole Mannino, per il peso politico che allora aveva nella provincia di Agrigento, avrà concorso maggiormente di altri a questa nomina. Le risulta che Mannino fosse legato a Viola? Le risulta, per suo padre le ha detto se gli risultava che Mannino fosse legato a Viola? Mio padre sapeva che si conoscevano, ma... Che si conoscevano. Suo padre le ha mai detto che Mannino era legato al procuratore della Repubblica di Sciacca, Messana Rosario? Beh, quello è una questione diversa, perché il Messana era da tantissimi anni che era procuratore di Sciacca, quindi era impossibile che vi fosse un rapporto, che non vi fosse un rapporto tra i due. Ah. Questo rapporto era evidente, cioè era normale che vi fosse, cioè un procuratore della Repubblica di una cittadina dove risiede una persona che per tanti anni ha fatto il ministro, e quindi è normale che vi sia un rapporto tra queste due persone. Sì, poi vedremo in che modo questo rapporto e per quali versi questo rapporto poteva essere, sino a che punto poteva essere considerato rientrante nella normalità, come lei dice, anche sulla base delle ricostruzioni da lei stesso operate nei nostri atti. Dicevo, a proposito di quanto lei riferito sul Viola e dei suoi legami con il Partito Socialista, che a suo avviso comprovano come il legame con Reina e l'intento di salvare sostanzialmente Reina, le risulta che il Viola avesse anche parenti a Palma di Montechiaro, impegnati politicamente nello stesso partito? Sì, mi pare di ricordare un tale professore Sortino, Sciortino, perché... sono due fratelli che sono, mi pare, cognati del Viola. Ora, mi sembra sono cognati del Viola. Lei ricorda che cariche politiche abbiano rivestito queste due persone all'interno del partito? Non lo ricordo in questo momento. Senta, questa, sappiamo che fine ha fatto, e lo sappiamo documentalmente, che fine ha fatto hanno fatto le dichiarazioni, la denuncia di Spatola, fatta, inviata da Borsellino alla procura di Agrigento. Sì. Questa era la prima tranche. Andiamo alla seconda tranche. Come diceva giustamente, c'erano le dichiarazioni di Spatola che vanno inviate, che vengono invece inviate alla procura di Sciacca, a cui capo era allora il dottore Messani. Lei è a conoscenza dell'esito delle indagini effettuate dall'allora procuratore di Sciacca in relazione alle dichiarazioni di Spatola Rosario? Mi sembra di ricordare che ci sia stata un'archiviazione. Ricorda se questa archiviazione avvenne in tempi molto ravvicinati o poco ravvicinati rispetto alla trasmissione degli atti da parte della procura di Palermo di Marsala, mi scusi. Allora, questa cosa mi pare che sia successa, queste dichiarazioni sono state date, mi sembra, nell'estate del 91. Quale? La dichiarazione di Spatola. Di Spatola. Che penso che l'archiviazione... mi pare di ricordare che sia stata intorno all'ottobre del 91, sempre, mi sembra, non voglio dire una... Quindi in tempi... Non so se siano... Non conosco i tempi... Non so se siano... Comunque, lei ritiene, lei ricorda che la trasmissione avvenne, lei dice nel... Io mi ricordo questo fatto, indipendentemente dalla questione, mi ricordo il fatto di questa dichiarazione e mi ricordo che questa archiviazione è stata anteriore alla morte di Messana, la quale colloco intorno all'ottobre novembre del 91, quindi... Esatto. In relazione a questa archiviazione, suo padre ha espresso delle valutazioni? Guardi, in relazione a questa archiviazione... Cioè l'archiviazione, perché a verbale risulti meglio, mi scusi, l'archiviazione della posizione di Mannino indagato per 416 bis alla Procura della Repubblica di Sciacca, questo è il punto.
in merito a questa archiviazione mi ricordo che siccome ci fu la il fatto che questa archiviazione avvenne una decina di giorni prima che vai che Messana morisse, sì, e che quando Messana morì a Sciacca furono affissi dei manifesti in cui si diceva che praticamente prima di morire Messana aveva fatto l'ultima cortesia a Mannino, sì, io ne chiesi contezza a mio padre, sì, gli dissi, dico, ma questa storia è vera? E lui mi disse sì, mi dice, Messana ci ha messo le carte a posto a Mannino, ma dice, secondo me non c'era assolutamente niente da mettere a posto, perché dice, queste dichiarazioni mi sembrano un po' campate in aria, queste dichiarazioni dello Spatola. Ho capito. Questo anche in relazione, devo dire, alle indagini che lui aveva svolto sempre per questa cosa. Riguardo... E su queste di qui a un attimo, sì, torniamo. Prima però, io volevo ricordarle, sì, ancora una volta in forma di contestazione, sì, le sue dichiarazioni rese in data 1 febbraio 94 a questo ufficio, sul punto. Allora, un altro stralcio di quelle dichiarazioni riguardanti l'onorevole Mannino era stato contestualmente trasmesso alla procura di Sciacca e le relative indagini, per quanto dettomi da mio padre, erano state gestite dall'allora procuratore di quella città, dottor Rosario Messana. A quelle indagini era seguita una richiesta di archiviazione, poi accolta, e in relazione alla stessa mio padre diceva che, virgolette, le carte erano state gestite dall'allora procuratore di quella città, dottor Rosario Messana. A quelle indagini era seguita una richiesta di archiviazione, poi accolta, e in relazione alla stessa mio padre diceva che, virgolette, le carte del Mannino erano state messe a posto dal Messana. Punto. Come vede, il senso di quello che lei dice in questo verbale è ben diverso. Lei oggi sta aggiungendo qualcosa che a noi non ha detto. Allora, è vera questa... c'è contraddizione, il senso è ben preciso, la difesa vorrebbe far notare che non c'è contraddizione, che questa è una valutazione del pubblico ministero, perché si tratta di una dichiarazione, quella resa adesso dal test, che rende il pensiero del test in termini a nostro avviso più completi e integranti il contenuto del verbale. Presidente, non ho capito in che termini la c'è opposizione alla contestazione. Presidente, la contestazione presuppone una contraddizione tra ciò che c'è nel verbale e ciò che è detto dal testo. A noi non pare che ci sia una contraddizione. Non ho sentito male. C'è una differenza tra le dichiarazioni rese oggi e quelle dette pubblico? Ma non è che c'è una contraddizione sostanziale. Vi è una dichiarazione che viene completata oggi dal test, rispetto a quella finta. Presidente, il senso è chiaro, Presidente. Io ho detto che non c'era nulla da sistemare, perché le indicazioni allo Spatola non erano attendibili, quindi non è stato sistemato nulla, rispetto a quello che si diceva o si scriveva sui miei. Voglio dire, mio padre disse, voleva esprimere, mi disse, Mannino poteva anche avere la... Io lo interpreto in questo senso, poteva anche avere la possibilità di farsi aggiustare le carte dal Messana in questa però cioè, queste carte non sono state aggiustate perché non c'era nulla da aggiustare. Mi pare che c'è una differenza. Lei non ha questa era la dichiarazione che aveva reso questa procura. Io chiedo di produrre il verbale utilizzato per la contestazione al test, evidentemente. Allora andiamo a un'altra dichiarazione che lei ha reso, sì, credo qua con altrettanta chiarezza. Vediamo se forse si è scordato di aggiungere qualche altra cosa. Lei ha detto che suo padre lo ha anticipato poc'anzi, pur non avendo nessuna competenza a farlo, si è occupato di gestire, di effettuare delle indagini in relazione alle dichiarazioni rese da Spatola sul Mannino. Quali atti di indagine espletò? Allora, suo padre non è che non aveva competenza. E su delega di chi? Su incarico di chi? Allora, le dichiarazioni di Spatola riguardavano anche il famoso matrimonio Parisi-Caruana. Perfetto. Questo matrimonio era avvenuto a Siculiana, quindi in un luogo territorialmente posto sotto la giurisdizione del Tribunale di Agrigento. In questa veste mio padre fece delle indagini in merito a questa famosa questione di questo matrimonio, andando ad interrogare... Su delega di chi? Su delega della Procura della Repubblica di Agrigento, penso. Di Agrigento? Sì. Ma Agrigento non si occupava... Non aveva quelle carte, evidentemente. Lei stesso ha detto poco fa, erano state trasmesse quelle relative al Mannino per competenza giustamente a Sciacca. Quindi Agrigento... Ma forse penso che Sciacca per questa cosa avrà mandato per delega da Agrigento. Allora, il fatto è diverso. Allora, continuiamo.
il passaggio giuridico è questo, siccome per competenza ha rinunciato a indagare su Giuliana. Messaggio della Cavaio, la Paiola chiede al continuiamo. E in merito a questa cosa, e vanno ad sentire il maresciallo che aveva appunto fatto una relazione di servizio in merito a questa vicenda di queste nozze, e lo va a sentire a Catania. E poi? E riporta insomma la dichiarazione di questo personaggio. Devo si dire ricorda che... come si chiamava questo personaggio? Non me lo ricordo, assolutamente. Il nome Nebula le dice qualcosa? No. Non le dice nulla. Continuiamo. E poi contestualmente a questo... In che anni siamo quindi? Siamo sempre nel 91, sempre nell'estate del 91. Penso del 91, sempre in quel periodo. Allora? E allora... ora non ricordo il risultato di questo interrogatorio... Però ricordo che pure in quel periodo mio padre aveva la convinzione che il Mannino non fosse stato il testimone di nozze. Non fosse stato? No. E che in questo lui fu confortato da una dichiarazione spontanea che mi pare diede il Parisi, che sarebbe il padre della sposa. Spontanea? Spontanea, sì. Mi pare che così mi pare di ricordare, siccome sono cose che così... ecco, questa persona mi pare si presentò... anche fu chiamato, non vorrei essere impreciso, e disse che il Mannino, essendo lui in buonissimi rapporti politici con lo stesso onorevole, chiese allo stesso di fargli da testimone in queste nozze. E mi pare che ci sia sia stata presa questa dichiarazione. E quindi suo padre si convinse di questa cosa? Sì. Che era andata così, sì. Effettivamente. Vabbè, Presidente, evidentemente io contesto al teste le dichiarazioni rese in data 1 febbraio 94 in relazione a questa specifica circostanza. Ha detto specificamente il Guazzelli. Dunque, come ho già detto, Spatola Rosario rese dichiarazioni anche sull'onorevole Mannino, la cui posizione fu inviata per competenza alla procura di Sciacca. Pur non avendo alcuna competenza specifica a trattare l'indagine, so che mio padre, non so dire per incarico di chi o se per autonoma iniziativa, si recò a Catania, ovvero nella provincia di Catania, per assumere a sommarie informazioni il sottufficiale dei carabinieri che prestava servizio a Siculiana all'epoca in cui in quel centro si era celebrato il matrimonio del figlio di Caruana e che aveva già relazionato in merito alla presenza alla cerimonia dell'onorevole Mannino in qualità di testimone. Non so se a quell'atto presenziò qualcun altro, ma posso dire ancora che negli ultimi mesi del 91 si presentò spontaneamente, tutti questi fatti noi li abbiamo già rappresentati al tribunale, lo ricorderà sicuramente, si presentò spontaneamente a mio padre per rendere le dichiarazioni, il suocero del Caruano, un esponente dell'ADC del quale non ricordo il nome, il quale ebbe a giustificare la presenza del Mannino alle nozze nella qualità sopraspecificata, adducendo la sua personale conoscenza con il politico, determinata dalla comune militanza nello stesso partito. Non so perché proprio a mio padre la predetta persona abbia reso quelle dichiarazioni, ma presente alle stesse era il maresciallo Mastro Domenico della sezione PG di Agrigento. Ho trovato il relativo verbale a casa mia, ed è infatti tra gli atti che oggi produrremo, dopo la morte di mio padre. Si trovava in un cassetto nella disponibilità dello stesso, ove erano pure conservati dei ritagli di giornali concernenti la vicenda processuale del Mannino, conseguente alle dichiarazioni dello Spatola. Mi riservo di produrre, poi l'ha prodotto questo verbale. Parlando con mio padre dell'argomento, egli mi diceva che invece era convinto del fatto che il Mannino avesse fatto da testimone di nozze, da testimone al matrimonio del Caruana, proprio per il rapporto che aveva con quest'ultimo e non con i consuoceri. Queste le sue dichiarazioni. Ha detto cosa vera allora o non sta dicendo cosa vera? No, sto dicendo cosa vera ora. Cioè, quindi non ha detto cosa vera allora? Assolutamente. Cioè, fra l'altro, io manco ricordo, l'avrò sicuramente detto, ma non è... direi proprio sì che l'ha detto. Le voglio dire che mio padre diceva che era anche possibile che il Caruana, cioè che il Mannino potesse avere conosciuto o avuto dei rapporti con il Caruana, ciò non è che era innegabile, era possibile, che però valutando la personalità e il tipo di rapporti che intercorrevano tra Mannino e Caruana e tra Mannino e Parisi, era indubbio che valutando questa possibilità tendeva a dare un'ipotesi più credibile al fatto che lui fosse stato il testimone di Parisi. Presidente, ancora una volta noi chiediamo di produrre verbale nella parte che arriva alla contestazione. Però persistendo e in modo così netto
in modo così eclatante le contraddizioni tra le dichiarazioni che il test oggi sta rendendo con quelle già rese a questa procura e dallo stesso firmate, io chiedo formalmente che il Presidente inviti il test a dire, avvisi il test dell'obbligo di dire la verità a questo tribunale. Presidente, io sto dicendo la verità, assolutamente. Cioè, questo, non ho assolutamente cioè, motivo. In questa circostanza sì. C'è un'enorme differenza tra enorme. Ciò che lei ha dichiarato allora e che avrà detto sicuramente che questo sì, è un verbale, è quello che sto dicendo adesso. Quindi o giustifica questa discrasia, oppure io devo ricordarle che lei mi ha sentito come testo e come tale ha il dovere di dire la verità. Sto dicendo la verità, sì, Presidente. Allora, qual è la verità? Quello che ha dichiarato allora o quello che sta dichiarando adesso? E perché allora ha detto il falso? Perché allora ha detto queste cose? Ma non ho detto il falso, ho detto che praticamente, sicuramente mio cioè l'onorevole Mandino conosceva entrambi, cioè poteva benissimo. Ma il punto no, è. Ma la differenza, punto... la discrezia è diversa. È un po' diversa la cosa. Lei oggi ha detto, mio padre diceva, era convinto che in realtà. Il Mannino non si è fatto. Allora può darsi che ricordo male, può darsi che ricordo male, nel senso che successivamente alla testimonianza di Parisi mio padre si sia fatto una convinzione diversa da quella che poteva avere in un primo momento. Cioè voglio dire, in un primo momento lui avrà avuto la convinzione che il Mannino possa essere anche stato il testimone di nozze del Caurana, ma che a seguito di questa testimonianza del Parisi e forse anche valutando altre questioni, lui abbia potuto. Lei ne parla e fa perviene a questa conclusione dopo aver parlato dell'assunzione a sommarie informazioni di Parisi, dopo aver parlato di Parisi e del rapporto di militanza che lo legava al Mannino nello stesso partito politico. Lei conclude dicendo, parlando con mio padre dell'argomento, egli mi diceva che invece era convinto del fatto che il Mannino avesse fatto da testimone al matrimonio del Caruana proprio per il rapporto che aveva con quest'ultimo, cioè con Caruana, e non con i consuoceri. Perfetto, però io pure ricordo, ad aggiunta di questo, che poi evidentemente discutendo in seguito di altre cose, forse lui si sarà convinto diversamente, non glielo so dire. E perché lei non me l'ha detto? Non ha detto al mio ufficio questa circostanza così rilevante nel 94 quando è stato sentito e i suoi ricordi erano sicuramente ben più freschi di quelli che sono oggi nel 98. Questo io voglio che lei spieghi al tribunale. Guardi, perché è la seconda cosa, la prima. No, lei dice, nella prima lei dice no. Le due cose non si escludono, cioè io si escludono nettamente. Però, per favore, noi siamo, che continuiamo su questo punto. No, sono due punti ormai. Le contrasti, contrasti rimangono, il ministero poi si comporterà come legge. Ma, infatti, dottoressa, le due cose per me non si elidono. Vabbè, per lei non si elidono, per me e per quanto riguarda questo ufficio si elidono. Quindi io ho chiesto alla Presidente di fare, di avvisarla che lei ha l'obbligo di dire la verità e continuo nel mio esame. Prendendo atto. Come? No, va bene. Andiamo allora a un altro argomento, quello relativo alla conoscenza personale tra suo padre e il Mannino. Sì. Si conoscevano perché? Per come? Sicuramente. Suo padre si era rivolto al Mannino per avere sostegno in relazione alle sue candidature politiche? Assolutamente no. No. Le spiego anche i motivi politici se lo vuole sapere. Me li spieghi. Allora, io sono stato candidato nella Democrazia Cristiana alle provinciali in provincia di Agrigento nel 1990, nella competizione elettorale del 90. Sono stato candidato nel collegio di Sciacca, un collegio per quanto riguarda la mia corrente, io appartenevo alla corrente dell'onorevole La Russa, era un collegio abbastanza fiacco. Devo dire che io sono cresciuto nelle liste e nelle file giovanili della Democrazia Cristiana, sempre a fianco dell'onorevole La Russa. Intorno al marzo-aprile, le elezioni sono state nel maggio del 90, si dovevano fare queste liste. Come in quel momento la Democrazia Cristiana stava facendo una lista particolarmente forte, e ricordo che l'onorevole Mannino aveva due candidati, altri due ce n'aveva l'onorevole Trincanale, e siccome quello diciamo era la parte della provincia dove la corrente a cui io appartenevo era meno forte, mi fu prospettato da alcuni amici miei, stante la evidente impossibilità di quello che doveva essere il nostro naturale candidato, il professor Randazzo di Sambuca, di essere eletto. E mi fu detto, guarda, tu sei un giovane, hai 24 anni, ci candidati, perché comunque sei l'esponente unico di questa corrente in questo collegio di Sciacca,
e anche se non vieni eletto, comunque per te è un fatto gratificante, segna un momento di crescita e di sviluppo politico. Quindi, e che succede? Succede che io mi candido e fortuna volle che in quel collegio la Democrazia Cristiana, invece di prendere 5 seggi che si pensava dovesse prendere, ne prese 6 e io fui il 6° eletto, in modo del tutto, devo dire, non preventivato. Quindi appoggio da parte dell'onorevole Mannino, non ce ne fu, cioè appoggio aperto non ce ne fu. Suppongo, posso supporre che dato che io non ero considerato un vincente e siccome si davano 3 preferenze, è possibile che in alcuni luoghi, per evitare che venissero ad inserirsi dei personaggi politici, cioè dei candidati che potessero togliere e concorrere con i candidati vincenti dell'onorevole Mannino, alcuni suoi amici abbiano potuto fare votare me invece di far votare quelli che venivano considerati più forti. La domanda comunque era: le risulta che suo padre abbia chiesto a Mannino un appoggio, un sostegno per la sua candidatura? No. Queste sono le sue illazioni, deduzioni, no. Quello che vuole. La domanda era un'altra. Non mi risulta. Se l'avesse fatto, gliel'avrebbe detto? Penso di sì. Ah. Allora, andiamo avanti. Suo padre quindi conosceva, e le risulta che conoscesse personalmente Mannino? Sì, da quali elementi lei può evincerlo? Io so per certo che mio padre e l'onorevole Mannino si conoscevano. Allora, non posso datare con certezza questa conoscenza, non posso collocarla temporalmente, non so se si conoscevano dagli anni 80, dagli anni 70, dal 90, non lo so. E dice, come fa a sapere? So che appunto a seguito di queste indagini che mio padre svolse sulla dichiarazione dello Spatola, fu contattato dal Mannino e tra i due vi furono alcuni incontri. Ora non so precisare la quantità di questi incontri, quanti furono, quindi la conoscenza tra le due persone è innegabile. Cioè la conoscenza c'era, questi rapporti. Sì. Poi dico, ci sono altri elementi che lei può riferire al tribunale? Del tipo? Dai quali ha potuto desumere in modo certo questa conoscenza? Questo, che il Mannino, dopo che ci furono queste dichiarazioni e anche dopo l'archiviazione, cercò mio padre e si videro, quindi la conoscenza c'era. Ricorda se questo incontro si verificò prima, dopo o durante il funerale di Messana? Questo incontro ci fu un incontro, non so se fu il primo o uno dei tanti. Uno dei tanti. E ce ne furono tanti incontri. Non lo so collocare, ce ne sono stati 2, 3, 4, non lo so, questi non li so collocare, non li so quantificare. Ricordo che al funerale di Messana mio padre si incontrò con Mannino e poi i due si recarono assieme nella segreteria dello stesso onorevole Sciatta. Lei c'è andato pure? Sì, io ero, siccome ero con mio padre, eravamo con la stessa macchina, ci andai però attesi fuori, non entrai, quindi non ho assistito al colloquio. E suo padre non le disse niente sul contenuto di questo colloquio? Ora, non ricordo se me lo disse in questa circostanza, ma in quel contesto mi disse che l'onorevole Mannino era particolarmente preoccupato per certi segnali intimidatori che erano stati rivolti alla sua persona. Difatti qualche anno prima, non so se un anno prima, gli era stata incendiata la segreteria a Sciacca, eppure gli era stato fatto recapitare un mazzo di fiori funebri, mi pare di ricordare, sotto la sua abitazione qua a Palermo. Quindi l'onorevole Mannino chiedeva a mio padre se fosse, insomma, essendo mio padre un profondo conoscitore degli ambienti criminali, essendo il massimo, io penso, poi ognuno può dire la sua, esperto nella materia, in questa materia, penso appunto lui, che l'onorevole Mannino abbia rappresentato a mio padre questi suoi timori, queste sue ansie, anche e soprattutto in vista di questi che erano stati questi avvertimenti. Allora, andiamo per ordine. Sì. Lei ricorda che suo padre le abbia riferito che Mannino gli abbia chiesto dalla fine del 91 all'inizio del 92 un incontro nella sua segreteria di Palermo? In questo momento non lo ricordo, però è possibile. È possibile. Ricorda che in quella occasione il Mannino abbia parlato a suo padre di minacce di morte? Sì, e di corone di fiori dinanzi alla sua abitazione? Sì.
Ricordo anche che... Quindi che questo colloquio sia avvenuto nella segreteria, ricorda questo particolare? Cioè, non ricordo dove è avvenuto, ricordo che questo era il motivo degli incontri e del colloquiare, ma dove sia avvenuto in questo momento non lo ricordo. Ricorda che suo padre è stato convocato da Mannino? Cioè fu un incontro casuale o suo padre? No, no, assolutamente non casuale, cercato, voluto. Sì, sì. Da chi? Dall'onorevole Mannino. E allora? In quel contesto, in quella, a seguito di quella conversazione nella quale il Mannino espresse timori per la sua incolumità, sì, lei ricorda che suo padre le abbia riferito di frasi particolari dette dal Mannino? Sì, praticamente il contesto politico era, io ne parlavo... Che siamo qua all'inizio del 92. Sì, il contesto politico era, io mi ricordo che mio padre era, in quel periodo era particolare, ma forse anche per questi colloqui, cioè la situazione generale non lo faceva stare tranquillo. E mi disse che in uno di questi colloqui con l'onorevole Mannino, il Mannino aveva avuto anche modo di esprimere timori per la sua vita, dicendo che ci ammazzano me o ammazzano Lima. Ora mio padre lo collocava questo forse nel contesto di una reazione della mafia alla conferma in Cassazione della conferma in Cassazione delle sentenze relative al maxi processo sulla mafia a Palermo. Quindi diciamo una reazione in questo senso. Quindi questa frase, o ammazzano me o ammazzano Lima, per quello che lei in questo momento riesce a ricordare, fu detta da Mannino a suo padre nell'incontro avvenuto in quale periodo? Sicuramente non nell'incontro avvenuto a Sciacca. Sicuramente non nell'incontro avvenuto a Sciacca. E allora in quale periodo? Beh, quello è il periodo che abbiamo detto, fine 92, fine del 91, prima del 92. Fine 91, primi 92. Va bene. Ci sono, suo padre si è adoperato per conto del Mannino? Aspetta, mio padre, voglio dire, non è che si è adoperato per conto del Mannino, voglio dire una precisazione voglio ricordare che in quel momento il Mannino è ministro della Repubblica, mio padre è un maresciallo dei carabinieri, quindi posso supporre che mio padre sia stato interessato da altri ad interessarsi di Mannino. Appunto, è questo che sto chiedendo, stavo arrivando a questo, e cioè chi altri designa, incarica, può incaricare un maresciallo che in quel periodo è inserito presso la sua attività, presso una sezione di PG della Procura di Agrigento, di interessarsi ai fatti di Mannino, privati di Mannino, non pubblici, privati di Mannino. Chi? Per quello che lei sa, se suo padre... Dei superiori sicuramente, ma non posso dirlo. Cioè, può essere chiunque dei superiori, non lo so, non lo posso dire. C'erano, per quello che le risulta, dei superiori di suo padre, ai quali suo padre magari era legato, che erano legati anche a Mannino? Che mi risulti questo, no. Questo lei lo sa? Che mi risulti no. Non è a conoscenza. Sì. Poco fa lei diceva mio padre era un investigatore di tipo particolare, uno che lavorava a tempo pieno. Sì. Abbiamo visto come si era conclusa l'episodio Reina, no? Le sì. sue investigazioni su Reina. Sì. Le risulta che nonostante fosse stato dal Vaiola indotto a quella doppia refertazione, come lui stesso le disse, le risulta che tuttavia suo padre abbia continuato ad espletare indagini a carico della Reina, nonostante tutto? Non mi ricordo, guardi, non mi ricordo questo. Se è possibile, cioè conoscendo il carattere di mio padre è possibile, però non... Allora, volevo ricordare, visto che stavolta il test dice non ricorda, al test, in relazione alle dichiarazioni rese il 1 febbraio del 94, che... E gli ha detto,
Dopo questo episodio, e cioè prima ha riferito in pratica il Vaiola si è rifiutato, ecco perché il tribunale possa capire, altrimenti la contestazione non si può comprendere. Il Vaiola si è rifiutato di ricevere quell'informativa, intimando a mio padre di cambiarne il contenuto. Non so se per indurlo a tale mutamento gli abbia adottato, oltre che il peso della sua autorità di procuratore, anche atteggiamenti intimidatori, di ciò mio padre non mi disse nulla, ma facendomi leggere quell'informativa manifestava tutta la sua rabbia per l'atteggiamento del suo interlocutore, che lo aveva a tal punto disgustato che gli manifestava l'intento di dimettersi. Sono ancora in possesso di una copia di quell'informativa. Successivamente mio padre mi disse che effettivamente aveva ritenuto di presentare al procuratore un'altra relazione contenente stavolta scarni elementi assai lontani dal contenuto della prima. Non gli chiesi se ciò ritenesse di fare, anche perché avesse ritenuto di fare, anche perché consigliato gli ho imposto gli dai suoi superiori, né egli mi specificò tale particolare. Ed ecco la contestazione, lo ricordo. Dopo questo episodio non abbiamo più affrontato l'argomento con mio padre sino alla sua morte. Posso però oggi affermare con certezza che mio padre continuava le sue verifiche sulla caratura mafiosa dell'onorevole Reina. Ed infatti, nei primi mesi del 93, sono venuto a Palermo. Ricordo, se vuole sì, continuare la vicenda, che ho incontrato una persona la quale mi disse che aveva incontrato mio padre e mio padre gli aveva quanto chiesto... tempo? Come? Quanto tempo prima? Qualche mesetto prima, uno, due mesi prima. Non... Della sua morte? Uno o due mesi prima di che? Del vostro incontro o della morte di suo padre? No, della morte di mio padre. Non posso collocare. Ecco, si erano incontrati. Non avevo capito il punto di riferimento. Sì. Si erano incontrati e praticamente mio padre gli aveva chiesto notizie su Rina, su cosa faceva, come si muoveva, insomma, aveva chiesto delle opinioni anche a questa persona. Si erano incontrati o suo padre lo aveva convocato da dirigente? Questo non lo ricordo neanche, però. È un fatto certo che per l'incontro si parlò di questa cosa, e quindi però non mi ricordo ora se era stato convocato o si erano incontrati. Però e qua ha riferito che era stato convocato da suo padre. Allora, se sarà stato convocato. E perché proprio Faraci era stato convocato da suo padre? Quali erano gli elementi? Aveva un buon rapporto con questa persona. Con quale persona? Con questa Faraci, con questo professore, sì. Che era tanti anni che si conoscevano. Sì, ma perché proprio Faraci per avere notizie su Reina? E Faraci di Casteltermini. Ah, solo per questo? Penso di sì, non ci sia altro. Allora? E parlarono appunto del Reina, quindi diciamo questo è un fatto che prova che mio padre continuasse a interessarsi appunto dell'onorevole Reina, nonostante che appunto questa cosa fosse stata archiviata. E a questo proposito, le risulta che sua madre abbia subito dopo la morte di suo padre trovato in una tasca della sua giacca? Sì. Un appunto in cui si parlava di un personaggio di Casteltermini legato a Rina. Come sì. Si chiamava? Vado a ricordare, non lo ricordo. Se le dico, se le faccio il nome di Micichè Cipriano, ricorda? Ricordo questo Cipriano. Lo ricordo. Lei lo sa che era Micichè Cipriano? Da quella informativa ricordo che diceva che era un elemento legato a Cosa Nostra e a sua volta legato all'onorevole Rina. Voi avete trovato alcuni atti. Sì. Lei mi sta dicendo che sino all'ultimo suo padre ha continuato a indagare, perché questo suo interessamento, questo suo incontro con Faraci è avvenuto un mese e mezzo prima della sua morte, della morte di suo padre. Quindi sino all'ultimo suo padre ha continuato a indagare su questo contesto Rina. E lei ha trovato questo documento ancora in una delle tasche che suo padre usava. Di una giacca che lui usava in quel periodo. In quel periodo, perfetto. Ci sono altri atti che voi avete trovato nei cassetti o nelle tasche di suo padre subito dopo la sua morte? Se mi fa un riferimento preciso posso ricordare meglio. La domanda, mi sembra precisa. Mi pare di ricordare di no, che cioè i documenti che abbiamo trovato, li abbiamo trovati poi successivamente quando li abbiamo consegnati. Quindi non abbiamo trovato altri documenti. Cioè i documenti che abbiamo trovati sono quelli che abbiamo consegnati durante l'interrogatorio del 1 febbraio 1994. Questo sto chiedendo. Quindi, sì, sopra, nell'appartamento di sopra, sì. Allora, che documenti erano? Ma erano una serie di fotocopie riguardanti il caso Mannino. Ricordo anche che c'era una copia di un fax inviato da Roma. Tutte riguardanti, ecco, questo contesto. Tutto il contesto Mannino? Sì. Solo questi atti avete trovato?
erano tutti atti riguardanti questi, solo questi atti. Sì. Allora io cercherò di ricordarvi quali sono questi atti, sì, anche perché così facendo intanto al tribunale faccio presente quali sono gli atti di cui chiediamo la produzione, c'è l'elenco qua. Una trasmissione di copia del certificato di matrimonio di Caruana Gerlando con Parisi Maria Silvana al Tribunale di Agrigento. Sì. Un articolo di giornale tratto dalla rivista Avvenimenti del 25 settembre 91 dal titolo Chi c'era alla festa di Don Gerlando. Un articolo di giornale dal Corriere della Sera del 30 settembre 91 dal titolo Il giallo su Mannino testimone di nozze, un investigatore, Caruana, clan potente. Un appunto di suo padre sulla banca. Fermare se sono atti da lettere. Sì, 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 sì. Un appunto sulla banca di Girgenti. Sì, a Dominion Group, queste cose qua. Un appunto su Micica Cipriano. Sì. Il rapporto del 25/9/91 trasmesso alla Procura di Agrigento, che è quello proprio su. Sì. Reina. Il verbale di sommarie informazioni rese da Marianelli Nello alla Procura di Agrigento in data 21 settembre 87. La copia dell'atto di matrimonio tra Caruana Gerlando e Parisi Maria Silvana, sì, che è quella che le ho detto prima, era la trasmissione, sì, di copia. Il verbale di spontanee dichiarazioni rese da Parisi Domenico, sì, il padre della sposa. L'appunto manoscritto da suo padre sul Regalbuto Filippo e Palma in Grao Placida, non so chi siano questi. Sì. Regalbuto Filippo e Palma è in Grao Placida. Sì. È un appunto su Marinelli Silvia. Questi sono gli atti che avete trovato da. C'era anche un fax, mi sembra? Sì. Fax mandato a Roma, io mi sembra di ricordare che questo particolare, che c'era il numero di chi lo aveva mandato, non lo so. C'era il numero? Scusi, cioè, non ho capito bene. Cioè... Mi ricordo questo particolare che il dottore Teresi, quando io gli diede questo fax, dice qua c'è il numero di chi l'ha mandato. Se c'è, era un fax, non lo so. Vabbè. Era un fax, mi sembra, di un articolo di giornale, di qualcosa del genere, ecco. Quindi è uno di quei due articoli? Forse è uno di quei due, ecco. Che era perduto o formato per fax? Mi pare di ricordare questo particolare, dottor Teresi, può verificare lei. Quali erano i rapporti tra suo padre e Vetrano Saverio? Chi era Vetrano Saverio? Saverio Vetrano è un esponente politico, prima è un nostro lontano parente innanzitutto, e poi è stato negli anni 80... sindaco a Memphis, quindi un esponente politico della Democrazia Cristiana. Sì, eh? Rapporti ottimi, dottoressa. Ottimi? Sì. Che si concretizzavano in frequentazioni assidue? Sì, si vedevano spesso. Lei sa se mai il suo padre abbia chiesto o ricevuto o fatto dei favori al Vetrano? Scusi, che tipo di favori? Di qualsiasi tipo di favori. Non lo so. Non lo so. Lei sa... lecito sicuramente. Una cortesia lecita sicuramente. Dicendo, lei sa se... Io non ho fatto nessuna specificazione. Le ho chiesto se abbia fatto, ricevuto, chiesto favori a Vetrano Saverio. Del lecito sicuramente. Avrà chiesto favori. Di che tipo? Non lo so. No, però avrà tanti buoni rapporti. Le risulta dei rapporti tra il Vetrano e il Mannino? Sicuramente, Vetrano era uno degli appartenenti alla corrente dell'onorevole Mannino. Sì, quindi era nella un suo referente politico? Sì. Dove? In quale... A Memphis. A Memphis? Sì. Aveva, accudiva ad una segreteria o comunque no. Era, o era solo un grosso sostenitore? No, no, non aveva nessuna segreteria. Le risulta no. Che il Mannino facesse riferimento al Vetrano per qualche attività, per chiedergli dei favori, per avere da lui dei favori? No. Non mi risulta. Le risulta che avessero degli interessi in comune? Interessi politici, sicuramente. Solo interessi politici? Sì. Cosa intende lei per interessi politici? Interessi politici di curare la corrente, a parte il fatto che il Vetrano non era il rappresentante esclusivo della corrente Mannino a Memphis, però era un interesse politico che li accomunava.
di crescita politica, di sostegno vicendevole. Le risulta che il veterano Foss sia massone? Sì. E quale loggia appartenga? Non lo so. Non lo so. Le risulta che il veterano avesse rapporti anche col Sobranni? Tramite mio padre è possibile. Col generale Sobranni? Sì, è possibile tramite mio padre. No, è possibile. Voglio sapere se ne ha conoscenza. Non voglio sapere se è possibile, perché tutto è possibile. Io voglio sapere se le risulta. Ma io dopo la morte di mio padre sono... infatti. Cioè, io ricordo che si sono incontrati e parlati quando c'è stato l'omicidio di mio padre, hanno scambiato alcune parole, quindi penso che c'era una conoscenza pregressa. Anche con Sobranni? Sì. Ho capito. Lei ricorda se nel corso del funerale di suo padre il veterano abbia riferito al generale Sobranni di un episodio che aveva inquietato suo padre? Sì, a tal proposito ricordo che mio padre è stato ucciso il sabato, la domenica venne il generale Sobranni e allora io lo vidi che era insieme con l'ingegnere Vetrano, no? E allora mi avvicinai così per verità, fu lui che si avvicinò a me, e ci avvicinammo contemporaneamente, ecco, e capii che i due stavano parlando, ecco, percepì in quel momento questa discussione che c'era relativo a questo fatto che aveva fortemente inquietato mio padre, nel senso che si parlava del fatto che il sino Angelo era venuto a casa mia e che a seguito di questo venuto a casa... Quando? Prima del suo arresto, il sino è stato arrestato nel non so quando, sicuramente prima del suo arresto, venne a casa mia e che mio padre appena lo vide arrivare lo cacciò fuori in malo modo e lui a seguito di questa sua cacciata si sentì male vomitando quello che aveva mangiato. Ho capito. Presidente, al momento non ho altre domande da fare, chiedo la produzione del verbale utilizzato per le contestazioni, chiedo la produzione dei documenti di cui ho predisposto l'elenco e che ho già su questa richiesta indicato. Il Ministero della Difesa.